però di essere bravi ricordando a chi diciamo non è ancora in contatto con l'ambiente del comitato di lasciare i propri riferimenti mail all'uscita. E Loris l'ha già detto, se volete aiutarci anche per le spese che abbiamo sostenuto per questa serata. E io parto da un punto molto importante che invece è rivolto a tutti quanti voi. E oggi pomeriggio con Luca abbiamo fatto un rapido riepilogo delle cose che siamo riusciti a fare in un manipolo di persone in 4 anni, e credo che Luca abbia mostrato qualcosa all'inizio del suo intervento. Cioè siamo riusciti a fare tante cose e su piani diversi. Non abbiamo mai mollato l'aspetto informativo, ogni volta che facciamo questi incontri c'è sempre gente nuova, sempre più persone, va benissimo, e ci sono tante persone che ancora non sanno, e quindi questo è necessario. A dicembre siamo stati dal prefetto di Ancona a portare un'iniziativa che avevamo lanciato un mese e mezzo prima a Castelferretti in un'assemblea all'aperto, in un quartiere ammorbato da esalazioni industriali molto ripetute, e avevamo lanciato una raccolta firme. Questa raccolta firme in poco più di un mese ci ha permesso di raccogliere 600 firme che il 7 dicembre abbiamo portato alla prefettura di Ancona richiedendo l'incontro col prefetto. Perché lo abbiamo chiesto quell'incontro? Lo abbiamo chiesto perché la nostra percezione dei cittadini che seguono questi argomenti da alcuni anni è che le istituzioni con cui civilmente e democraticamente ci siamo rapportati affinché cercassero di fare qualcosa, a nostro avviso non solo non l'hanno fatto, ma siamo passati attraverso varie fasi: la fase del negazionismo, la fase del tenere sottaciute certe questioni, e basta che voi consideriate che queste assemblee informative, chiunque di voi ne ha partecipato in precedenza, le hanno sempre organizzate le associazioni, i comitati spontanei di cittadini, o perlomeno io, forse mi ha sfuggito a me, non ho memoria di un'iniziativa informativa realizzata, che ne so, dal comune o dalla provincia. Quindi i cittadini, è chiaro che se non hanno elementi per sapere cose non si preoccupano di un problema che è grave, e lo stesso faranno quelli che verranno a rappresentarli. A dicembre ci ha ricevuto il capo di gabinetto della prefettura, abbiamo fatto una relazione sui contenuti, come abbiamo cercato di fare stasera, e l'impegno che la prefettura si era presa era questo. Noi abbiamo fatto 3 richieste. La prima è che venisse attivato un tavolo tecnico in cui fosse presente il Ministero dell'Ambiente e della Salute, ma anche una rappresentanza dei cittadini. E lo abbiamo chiesto perché non ci interessa più cercare un dialogo col comune e con la regione. E non è una questione politica, perché come sapete da una parte governa una sponda politica e in regione ne governa un'altra. In regione, tra l'altro, noi ci siamo stati 2 volte in questi ultimi anni, ma ci eravamo stati io e Loris anche nel 2008-2009, quando a presiedere la commissione sanità era un falconarese, e queste cose, con gli elementi ovviamente di allora, già noi iniziavamo a dirle, diciamo, quindi 10 anni fa, per cui tutti sanno. E quando siamo tornati nel 2016, e poi a maggio del 2017 di nuovo in audizione in regione, anche lì non è una questione del colore politico, perché le commissioni sono animate da tutte quante le forze politiche, anche quelle che stanno all'opposizione. E secondo me quello che io, il professor Mirko Fanelli, Loris, abbiamo detto per esempio in quelle 2 commissioni lì, sarebbe bastato a chiunque avesse avuto un po' a cuore di avere un minimo di dialogo con chi ci ha lavorato da anni su queste cose, sarebbe bastato per rovesciare mezza provincia. Invece non è successo niente. Quindi noi siamo stati dal prefetto per dirgli: guardi che a noi non ci interessa che lei ci convoca un tavolo col comune e la regione, perché noi ci siamo già stati, abbiamo fatto tutta la trafila, l'audizione non ce la volevano dare, ci siamo dovuti inventare un blitz in consiglio regionale con le mascherine, con i cartelli, tutti zitti, educati, non abbiamo molestato nessuno, ma c'eravamo, abbiamo dovuto fare dei sit-in,
abbiamo, grazie alla propositività di altre persone che erano in quel momento vicino al comitato, abbiamo avuto questa preziosa occasione di stare alla commissione ecomafie. Ecco, Loris prima ha detto e ha fatto vedere che il presidente Bratti ci ha risposto che avrebbe girato la cosa alla Procura della Repubblica. Ecco, per correttezza di informazione, noi abbiamo ricevuto una comunicazione in cui l'avrebbe fatto, ma che poi l'ha fatto non lo sappiamo. Questo lo dobbiamo dire perché è corretto nei vostri confronti. Ci ha mandato una mail, ma nei mesi successivi abbiamo cercato in tutti i modi di avere una conferma che la sua segreteria abbia passato quei documenti alla Procura della Repubblica, ma l'onorevole Bratti, i suoi collaboratori, insomma la sua segreteria, nessuno ci ha più fornito risposta. Quindi per correttezza sappiamo della sua intenzione, ma se l'ha fatto o no non lo sappiamo. Torniamo alla prefettura. La prefettura ci ascolta a dicembre. Del resto abbiamo depositato sul tavolo una serie di documenti, quindi insomma era anche un pochettino difficile magari eluderli o quant'altro, e l'impegno che la prefettura si è presa era quello di ovviamente farci sapere. Abbiamo cercato di sapere quali erano le tempistiche. Oltre al tavolo tecnico col Ministero dell'Ambiente e della Salute, abbiamo chiesto che su quest'area qua, fin tanto che non si chiarisce bene cosa bisogna fare per ridurre tutti questi rischi, nel frattempo nessuno si può segnare e autorizzare altri impianti. Come invece puntualmente, se qualcuno presenta richiesta, si viene autorizzati. Quindi abbiamo chiesto una sorta di congelamento. E l'altra cosa, abbiamo chiesto interventi di prevenzione primaria, che è una cosa importantissima, perché siamo tutti abituati a interventi di prevenzione secondaria con i screening, con le diagnosi accelerate, ma per cosa fare? Per scoprire se abbiamo già una malattia in corso. Scusate, l'obiettivo è quello di non ammalarsi. Questa è la prevenzione primaria. Quindi al prefetto gli abbiamo chiesto: si faccia lei garante affinché chi di dovere predisponga un piano di interventi di prevenzione primaria, perché il nostro obiettivo non è di scoprire prima possibile se siamo malati, ma è quello che non ci vogliamo ammalare, o perlomeno non ci vogliamo ammalare più, più di quello che possa succedere altrove, perché ovviamente le malattie ci sono un po' dappertutto. Il problema, che Mirko ha spiegato benissimo, è che noi siamo sopra la media regionale per tutta una serie di patologie. Bene, ascoltati, acquisita tutta la documentazione, la prefettura dice ok, valutiamo la cosa, studiamo meglio, cerchiamo qualche riscontro, e noi chiediamo entro quanto possiamo aspettarci una risposta. E testualmente le parole sono state queste: era insomma dicembre, diceva potrebbe essere entro la fine dell'anno, ma diciamo che se tutto va bene entro la metà di gennaio probabilmente avrete una risposta. Di questa cosa ero stato delegato io a seguirla, l'ha comitato, abbiamo aspettato qualche giorno in più, e poi insomma non troppo oltre una settimana dopo metà gennaio io ho iniziato a fare delle telefonate educatissime in prefettura, dove cercavo di avere qualche riscontro, qualche informazione. Ci ho messo un po' di giorni, e dopo una serie infinita di telefonate e di cose che mi venivano dette telefonicamente, anche per rispetto di questa assemblea ma anche di tutti gli altri amici del comitato, io ho chiesto che, seppur informalmente, le cose che mi avevano detto venissero almeno scritte in una mail informale. La mail informale è questa: in relazione alla richiesta di aggiornamento formulata con mail del 26 gennaio, perché già avevo telefonato ma poi ho dovuto anche scrivere, si informa che sono stati richiesti approfondimenti sull'argomento dell'incontro del 7 dicembre ai vari enti competenti in materia, e non tutti hanno ancora risposto. Sono stati debitamente sollecitati, sarà cura di questo ufficio contattarvi a istruttoria completata. La dottoressa Simona Calcagnini, capo del gabinetto del prefetto. Ecco, con i tempi che le istituzioni avranno, oggi siamo qui e l'aggiornamento è che non sono seguite per ora altre informazioni oltre a queste. Quindi aspettiamo, non sappiamo quali sono gli enti coinvolti perché non ci sono stati specificati, noi speriamo che ci siano anche i ministeri, e non sappiamo chi è che già ha risposto e chi no, perché insomma non vengono specificati. Adesso con la relativa calma questa sarà
purtroppo, dico io, è una cosa che ci costringerà a un lavoro supplementare, perché purtroppo se non tampiniamo le istituzioni succede quello che è successo già in passato, passano i mesi e le cose vanno un po' in cavalleria, devi stare sempre lì e propone le cose. E poi c'è qualcuno anche poi che magari ci fa delle illazioni dietro a queste pressioni che abbiamo dovuto fare nel corso degli anni e che sono state sempre necessarie, perché, permettetemi, il comportamento dei rappresentanti politici istituzionali, io non ho nessun problema a dirlo, dal mio punto di vista è stato vergognoso nei confronti di Falconara in questi anni, vergognoso e seducati. Adesso Mirko, per cortesia, qui su questa cosa vedremo un attimino, io spero che non dovremo organizzare un sit-in sotto la prefettura perché sarebbe ridicolo, ma non credo che dipenda dalla prefettura, ci faremo dire chi è che non risponde, se magari fra un mese ancora non sono arrivate risposte. Vorrei, Mirko, solo per loro, che tu vada per favore dove c'è grafici centraline, che Luca, e poi se lo allarghi, ce ne sono alcune. In data? No, allarga il titolo così posso dirti qual è il nome. Grazie, perfetto. Allora ce n'è una, eccola, quella lì, qua ci si è appena passati, sotto giù. Medie punti fino alle 24 del 9 2018, scendi ancora? Se vieni qua te... No, forse te la illumino... No, ma io da qui... Dimmi i nomi. È la quintultima. Sopra, ancora? Quella. Basta il nome del file. Ok, Luca l'ha già detto queste cose, io ho preso periodi più recenti per dirvi, ma non per rifarvi la storia sulla centralina. È solo per dirvi il resto di quello che è importante che voi facciate, io dico voi perché noi già lo facciamo. Allora, vedete la riga verde a Falconara alta, qui l'ho prese tutte e tre insieme nello stesso grafico, questi sono i valori di cui parlava Loris, idrocarburi non metallici, quindi COVID, composti organici volatili. Allora, noi siamo stati per 10 giorni la centralina di Falconara Alta, per parlare dell'altro ieri, dal 1 di gennaio al 10 di gennaio ha avuto una media dei valori sempre sui 225 microgrammi, ma costante, capito? Cioè per 10 giorni, adesso questa è una foto di 10 giorni, chi è stato a Falconara Alta, anche se non l'ha sentita col naso, se l'ha respirata tutta sta roba qua. I bambini che va a scuola, chi va a fare la spesa, chi fa una passeggiata. Sotto invece la riga blu è Fiumesino, perché a quel voto serve Fiumesino. Ed eccola sul breve, quella linea che collega quei due punti, che altro non è che un non dato, lì in mezzo che viene unito da uno scivolo. Ok? Quindi la centralina di Fiumesino in quel periodo lì non ha preso niente. Come non aveva preso niente l'altra, vedete, il Falconara Scuola che è Villanova. Guardate la prima parte, i puntini arancione cominciano solo dopo un quarto del grafico e poi di nuovo in fondo ci sono altri punti. Questo solo un attimo per dire come stanno le cose, ma Mirko, se per favore mi ritorni su questa cartella, sulla cartella, scusa, le normative mettono questa sostanza in relazione ai valori di ozono. Se le normative in pratica dicono che se i valori di ozono non sono alti, di fatto qua non c'è un limite, ok? Però noi ce la respiriamo sta roba, anche se le normative dicono che non c'è un limite, noi ce la respiriamo. Quindi quando ascoltate su un telegiornale una dichiarazione del politico, qualunque egli sia, di qualunque schieramento sia, che dice ma è tutto nella norma, va tutto bene, e attenzione cosa c'è dietro una dichiarazione così superficiale. E io poi comunque ho preso nel 2017, Mirko, ozono, valore 17, no, questo? Sì, ma ce ne deve essere una dove sono insieme questi valori. NMHC e ozono, questo 2017. Bravo, quello lì, apri quello. Guardate, io sono andato indietro, perché dopo so così, quando mi fanno in cavola poi mi ci metto, no, un attimino, sai com'è, uno comincia a guardare le cose. Allora, passo indietro, l'estate scorsa, questo è maggio, bel tempo, comincia a essere belle giornate,
e il naso non sente niente, facciamo sport all'aria aperta. Allora, questo sono le medie di quella roba là, di idrocarburi non metanici, su di nuovo Falconara Alta. Non ce l'ho con Falconara Alta, però voglio un attimo solo far vedere. Blu è Falconara Alta e sono quei valori là. Il verde è sempre Falconara Alta, però l'ozono. Allora, la normativa dice quei valori di blu non è pericoloso se l'ozono non supera 100. Ok, se per più di 3 ore di fila non ho valori uguali a 100. E guardate che d'estate, o quando le temperature si alzano, l'ozono cresce. E guardate a maggio come siamo andati. A maggio siamo andati così. Ecco, su questa cosa qui, io lo dico pubblicamente, questo sarà il prossimo esposto che faremo alla magistratura. Perché io voglio sapere, ok, quando va tutto bene, va tutto bene, quando le normative rispettate, rispettate, invece quando non sono state rispettate, cosa è successo? Niente. Perché le normative non prevedono alcuna sanzione, non succede niente. E allora, voi che sentite chi è fortunato che col naso sente sta roba, poi non è che è detto che tutte le sostanze le sentiamo col naso, capito? Cioè, molte volte respiriamo, nemmeno ci accorgiamo. Però, quando vi accorgete, prendete nota di quello che segnalate. Io ormai questo lo dico ogni assemblea. Prendete nota, scrivete oggi cos'è successo, da che ora a che ora, dove vi trovavate. Grazie alla rete avete la possibilità di verificare se anche altri come voi hanno sentito, perché a volte possono essere fenomeni occasionali non dovuti necessariamente a una causa comune. Però dopo qualche giorno che prendete nota dovete avere il coraggio di andare alla tenenza di carabinieri di Falconara, è inutile che ci giriamo tanto intorno, andate là. Meglio se in un gruppettino, così facciamo risparmiare tempo alle forze dell'ordine che ci hanno da fare anche tante altre cose, e andate a fare una denuncia querela. Contro chi la fate? Non è importante che lo diciate voi di chi è la colpa di quello che avete sentito, ma intanto cominciamo a mettere nero su bianco alla Procura della Repubblica che voi avete subito delle esalazioni moleste e che sapete che nel vostro comune ci sono degli eccessi di malattia, e lo scriviamo. Quella denuncia querela finisce da qualche parte. Un esposto, scusate, dopo dipende, tecnicamente si chiama denuncia querela. Quindi fatele queste cose, organizzatevi, pensate di farle, perché se state a aspettare la dichiarazione del politico di turno, la situazione è quella che è. Ne ho altri di esempi come questi, ma non vi voglio annoiare perché insomma è un pochino... Già ci ho pensato io. No. Volevo più che altro invece lasciare un attimo se voi avete delle domande da fare, perché è la cosa più interessante. Io credo che le informazioni le abbiamo date tante, tante ce ne sarebbero da dire, però insomma apprezzerei se non siamo stati chiari su qualcosa, che qualcuno chieda qualcosa in più. E io chiedo che abbiate tutti un po' più di coraggio. E che non lasciate il comitato da solo, perché appena saremo lasciati da soli, noi che ci siamo esposti di più verremo spazzati letteralmente via, perché li abbiamo praticamente tutti contro. Questa cosa l'hanno vissuta in prima persona Loris e Mirko, che sono stati loro ad animare per il comitato la commissione ecomafia di quest'estate. E vi dico questo perché leggendo i verbali di quella commissione, che è pubblica, su 8 soggetti che sono stati sentiti, l'unico che ha parlato questo tipo di linguaggio siamo stati noi. Cioè tutte le altre istituzioni se le sono guardati bene, le solleva una di queste cose. E capite cosa significa questo? Non è noi siamo bravi, gli altri no, perché il punto non è questo. Questo non è interessante. Il punto è che tutti sono coalizzati a fare in modo che le cose vadano in un certo modo, cioè come sono sempre andate. Adesso c'è un appuntamento che è la revisione dell'autorizzazione integrata dell'API, ma l'API è un problema, non è tutto il problema. Ci sono altre aziende che inquinano e sono aziende che non sono monitorate per niente. Non c'è una centralina a Castelferretti, non c'è una centralina vicino a altre aziende, quindi potenzialmente nessuno sa cosa mettono nell'aria.
perché le tre che ci sono sono di tipo industriale, Fiumesino, Villanova e Falconara Alta, e quelle bisogna che ce lo diciamo, sono nate per misurare le emissioni dell'API, cioè non è che l'ho deciso io. Ok? Il resto, siccome c'è l'API, da altre parti non ce lo guarda nessuno. Già con l'API siamo messi così. E con gli altri come siamo messi? Non è dato saperci. Lo capite quanto è importante quel tavolo tecnico che abbiamo chiesto al prefetto col Ministero della Salute e dell'Ambiente? La partita si gioca tutta qui, è inutile tanto girarci intorno, eh? Gli esposti, le denunce, le richieste sono già in corso. Eppure questo non lo sottaciamo più di tanto. È da tanto tempo e vedremo cosa porteranno, se porteranno a qualcosa. La politica c'ha l'andazzo che c'ha, gli imprenditori guai a dirgli qualcosa perché sennò dopo si fa lo sgarro, e chi fa lo sgarro non viene eletto, non prende voti, eccetera, eccetera. Quindi il quadro lo sapete tutti meglio di me qual è il quadro in Italia, ed è così un po' dappertutto, non solo qua, ovviamente. Ok? Quindi l'unica possibilità che perlomeno noi vediamo in questo momento, ovviamente se la politica farà di meglio, siamo tutti contenti e noi finalmente smettiamo di fare questo, perché noi esistiamo perché la politica e le istituzioni non fanno quello che devono fare, per tutelarci, eh? Cioè loro hanno fatto le cose, ma non sono quelle che servono a noi. Per il resto c'è chi lo scrive su Facebook, ah, bisogna convocare un tavolo, così parliamo di cosa si farà in quest'area per il futuro. Il tavolo è quello là. Ci abbiamo costruito noi una raccolta firme e una richiesta esplicitata al prefetto, che in questo momento è l'unica istituzione che può fare da garante rispetto allo scenario penoso che c'è da parte di tutti gli altri. O si sfonda là, o sì, si può credere all'illusione che con le elezioni che poi arriva qualcuno che metta a posto tutto e va benissimo. Io spero che sia così, però intanto una cosa concreta, quel tavolo che interessa tanti, a tutti i sensibili di qualunque provenienza si siano, eccolo, noi l'abbiamo chiesto, noi ci abbiamo avuto l'intelligenza di pensarlo, pianificarci delle iniziative e arrivarci a chiederlo. Adesso è solo buona intelligenza da parte di tutti di cercare di sostenere questa proposta. Grazie. No, la centralina non c'è e noi ovviamente ovunque siamo riusciti ad andare è una richiesta che abbiamo esplicitato. Alla regione in particolare avevamo fatto 10 richieste 2 anni fa e ci hanno fatto aspettare un anno prima di darci qualche risposta, e quando siamo andati l'incontro è stato molto deludente. Perché nel merito delle richieste che abbiamo fatto noi, tra cui la centralina del Castelferretti, hanno risposto a 4 cose e mezzo, neanche tanto bene. E gli altri punti non è dato sapersi, quindi nel momento in cui non si sono espressi dopo un anno, significa che gli altri punti non sono di interesse della regione. Il sindaco di Falconara, ha detto che, mi riferisco a cose che sono state dette, poi dopo io non le verifico con i verbali, con quello che vuole. Il sindaco di Falconara ha ringraziato la regione perché non gli toglie le centraline che già c'ha, ma anche lui si è presentato lì quel giorno un po' all'insaputa, perché la cosa è stata richiesta dai cittadini. Lui comunque l'hanno invitato, era presente, benissimo. Il problema è che di quello che ha detto l'ARPA, ma gli è entrato da un orecchio, uscito dall'altra, e alla fine per lui le cose erano migliorate a Falconara da un punto di vista epidemiologico. Sulle centraline non l'ha chiesta, ha detto ringrazio che non mi vengono tolte quelle che già ho, perché da altre parti l'avete tolte. Quindi questa è la situazione. Per Castelferretti io obiettivamente so che l'ARPA ha una centralina mobile che gira un po' per tutta la regione, quella potrebbe essere già una soluzione, che qualcuno decide che per un periodo sta qua. Ma se volete il consiglio, queste cose succedono solo interessando la magistratura, forse. Quanto riguarda Castelferretti, volevo dire che qualcosa è stato installato, non so
volevo dire, magari a chi non lo sa, a chi non lo sa, che comunque Castelferretti una sorta di monitoraggio ce l'abbiamo, ma non so, ecco, che tipi di informazioni ci possa dare. È stato messo a seguito di cosa? Di 8.000 non so quante segnalazioni fatte da magari da quei 4, 5, 6 nomi di qualche esposto. Comunque esattamente. No, dobbiamo dire quella che. E anche qui diciamo l'informazione perlomeno che io ho è che questa specie di cartuccia collocata in un palo della luce proprio confinante con il mio giardino dovrebbe rilevare delle sostanze di origine organica. E il tecnico dell'ARPA mi aveva detto che serviva un anno di raccolta diciamo di questi dati che poi dovranno essere rielaborati, così sempre a titolo informativo l'anno di raccolta è scaduto a gennaio di quest'anno, perché io me lo sono proprio segnata quando ho visto che la installavano e quindi dopo questa informazione ho tenuto presente anche il discorso dell'anno. E l'anno è passato, come ripeto, a gennaio e in teoria dovremmo avere comunque, no, una raccolta di questi dati. Speriamo di sapere qualcosa. L'abbiamo chiesto, ancora la risposta non è arrivata dal comune. Scusa, guarda, se no non ci siamo. Io l'ho chiesto come consigliere comunale alcuni mesi fa, mi è stato risposto che ancora non era finito il termine e che mi sarebbe stato inviato non appena insomma fossero arrivati i dati. Comunque ancora non ho ricevuto nessuna risposta però dal comune. Scusatemi. Prometto in questo argomento delle centraline, in paesi più evoluti e più civili di noi le centraline le pagano le aziende che inquinano. Allora io credo che chi si vedrà scelto tra chi governa poi questo comune, questa amministrazione nel futuro, che si faccia carico, chiunque sia, qualsiasi bandiera, si faccia carico di farsi pagare le centraline dalle aziende che inquinano, perché loro sono responsabili dell'inquinamento, e quindi bypassiamo il problema che l'ARPA trova, che la scusa della mancanza di fondi, ma l'ha trovato solo la scusa solo quando abbiamo scoperto che la centralina non funzionava, non l'ha tirato fuori prima. E far pagare le centraline, una a Castelferretti, una al centro di Falconara, le pagano le industrie insalubri e controllano terzi soggetti, ovviamente. Questa è la prima cosa. E comunque su questo comune, al di là dei controlli che si faranno nel futuro, sia epidemiologici, cioè sanitari, che i controlli dell'ambiente, ambientali con le centraline, bisogna prendere dei provvedimenti adesso che tutelino da adesso la salute dei cittadini. Cioè in questo comune non si fa più un controllo delle auto, non si fa più il controllo dei camini, non sapete quanto PM10 2,5 sputa fuori un camino e fa colare pieno di camini che ancora bruciamo legna ed è vietato da una legge regionale bruciare legna. Andatevi a vedere le leggi e i regolamenti della regione anche quest'anno. Non si può bruciare legna e c'è legna a bruciare, non sapete quanti PM10 2,5 si producono e quanto queste polveri potenziano gli effetti di benzene. C'è tutta una bibliografia scientifica a riguardo. Peggiorano anche gli effetti del benzene perché condensano il benzene sulla loro superficie, ce li respiriamo e 2,5 entrano negli alveoli e vanno in circolo. Cioè una cosa spaventosa, quindi dovremmo anche, come ho detto a ottobre, dovremmo anche fare un esame di coscienza noi tutti, perché poi parliamo di industrie insalubri, ma c'è chi ancora brucia la carta nel proprio camino d'estate perché non la può buttare nella raccolta differenziata, ma si vuole divertire a vedere la fiammella d'estate. Esperienza personale, non vi racconto le stupidaggini. Sono andata a snasare, a beccare il camino che a settembre, una domenica mattina, quando ho aperto le finestre mi entrava la puzza di bruciato e uno bruciava la carta nel suo camino e c'ha la raccolta differenziata fuori e pigliamo la macchina per fare 50 metri da via Marte Resistenza qui e via discorrendo, e non ho visto un vigile controllare le marmitte catalitiche, uno, e ci abbiamo i cartelli in ingresso a Falconara che è vietato l'ingresso degli Euro 3 quando vedi i cinquini di 50 anni fa entrare. I cinquini sono i 500 e non potrebbero entrare,
di che stiamo parlando. Un'altra domanda? Io vorrei vorrei un chiarimento. Nell'ultima parte della relazione del professor Panelli mi sembra che ha detto che in questo momento c'è una raccolta di dati più puntuale rispetto al passato. Però se non è stato istituito il registro dei tumori, se non vanno avanti le indagini epidemiologiche con interviste ai medici di famiglia o alla popolazione, e dove riprendono i dati per aggiornare questa situazione, insomma, per questi dati? Scusa, ti faccio fare la scuola. No, intanto che ti avvicini dico una cosa. Il registro tumori non è che non è partito. Non è arrivato. Cioè, uno dei 10 punti delle richieste che dicevo prima, che abbiamo fatto con l'Oris, con Mirko, quando come delegazione per il comitato siamo stati in regione, uno era che abbiamo chiesto che venissero potenziate le risorse che a mano stanno caricando i dati. E poi ci sono stati problemi col software, poi qualcuno a cui fa un bando di gara per dare la gestione di questi dati, la collaborazione, la convenzione con l'Università del Camerino. Ok, però gli impegni che si erano presi in commissione, il presidente delle commissioni, cioè Volpini, per quanto riguarda la sanità, e Biancani, per quanto riguarda la commissione ambiente, insieme all'assessore Sciapichetti presenti, gli impegni che si erano presi ufficialmente con noi, che ci hanno ricevuto a maggio, è che a settembre avremmo avuto i primi dati del registro tumori per quanto riguardava Falconara. Ma siccome sta storia va avanti da tanto tempo, cioè che ogni volta te danno una data e poi te magari nel frattempo ti stanchi e non le chiedi più, e sono passati gli anni, quindi Lois ha detto bene prima dal 2008 e il registro in realtà come struttura, come delibere di giunta, come è partito, ma il problema è che non dà ancora dei dati pubblici, è questo lo scandalo, che è partito da 2 o 3 anni e ancora non ci sono dati pubblici. E sti dati non è dato sapere quando li avremo a disposizione. Io per pubblici tengo a disposizione pure dei cittadini, no? Che se li tengono in pancia gli assessori, i consiglieri o pochi addetti ai lavori. Scusami, io non ti so rispondere alla domanda sull'effetto epidemiologico, perché me ne sono reso conto oggi in un scambio di messaggi con il dottor Mariottini dell'ARPAM, che mi ha fatto presente che c'era questa cosa che era stata pubblicata, non ho avuto tempo di approfondirla, ho guardato il file PDF oggi in treno al volo, oggi non è una giornata in cui sono in forma, devo essere sincero, lo approfondisco, mi sembra un'ottima iniziativa, perché sembra che snellisca tutta la pratica di analisi della casistica. Sinceramente non so dove prendono i dati, non so. E ci rivediamo tra qualche mese. Il dottor Mariottini va in pensione il 1° maggio, io gli romperò tanto le scatole e magari riusciremo ad averlo qui, magari ci parlerà in maniera più compiuta dell'epidemiologo anche di questa cosa, che la ritengo importantissima. Dopodiché il registro tumori è quello che è. Grazie. Abbiamo comunque dati lungo circa 20 anni. Non ci dobbiamo fare incartare per il futuro nell'attesa di ulteriori indagini che dicano come stiamo. Abbiamo una fotografia oramai lunga di 20 anni, ma cosa altro dobbiamo aspettare? No, questo sono d'accordo. Io prima riflettevo su quello che Loris mi ha fatto, sì, non lo so. E cioè anche le lungaggini per far pubblicare. Perché l'occasione, mi ricordo che era un'occasione, era il PD di Falconara che aveva invitato, che era organizzato qui nel 2014, estrapolato da quella diciamo, assemblea in cui Mariottini è intervenuto e ha detto che ci saranno delle sorprese. Cioè, vi rendete conto, da fine 2014 siamo riusciti a sapere come stiamo con i dati già nella carta stampati a maggio 2017. In questi anni è stata data una concessione in mente. Cioè qualcuno doveva, tu hai parlato del, giusto?
perché io poi queste date me le perdo, tu c'hai memoria storica. 2015. Ecco, allora qualcuno nel frattempo, che questi dati erano già noti e quindi si sapevano già le condizioni di salute della cittadinanza di Falconara, qualcuno ha preso una decisione, in assenza però di valutare quella carta. Allora, a pensar male, e qui lo dico e qui lo nego e mi scuso a pensar male, cioè io troverei anche un motivo per cui quella roba è saltata fuori dopo. Dico a pensar male e me ne guardo bene, mi scuso se sono arrivato a pensar male. Però è chiaro che le lungaggini, anche se non sono volute, ma sono una conseguenza delle nostre iter burocratici che ci hanno sempre a che fare con mille, le paghi. E pensa a 3 anni, 2 anni e mezzo solo per tirar fuori da un cassetto una cosa che era già nota. E magari quell'autorizzazione non veniva data. Questa è una cosa fondamentale. Forse viene a mancare la sponsorizzazione delle elezioni. Va bene, adesso io mi occupo di politica, stiamo sta perché. Anzi, mi scuso. Con chi... Forse viene a mancare quello allora. No. Diciamo che è un discorso che non è bene oggi fare, perché oggi parliamo di dati tecnici e noi ci guardiamo, ci siamo, perlomeno ci siamo, abbiamo cercato sempre di tenerci da un punto di vista tecnico, non a caso nessuno ci ha mai citato, siamo stati sempre a documentare tutto e io personalmente mi sono tenuto, anzi colgo l'occasione per dire grazie alle persone che mi hanno chiesto di occuparmi di politica. Li ringrazio, mi hanno onorato, ma mi sono voluto tirar fuori da questo gioco perché quello che racconto voglio che non venga mai strumentalizzato da nessuno, perché non che far politica sia una cosa sbagliata, ma in questo momento io e forse anche Luca ci sentiamo più utili e forse meno soggetti a critiche o a speculazioni, e la gente deve sapere che diciamo le cose per come riteniamo siano e non c'è dietro un ipotetico ragionamento di interesse, se si può avere interesse a guidare un comune, perché è solo una rogna poi dall'altro, no? Siamo d'accordo? Ecco, che poi, oltre che non c'è interesse, ci ho pure dimesso forse qualcosa, ma lasciamo stare. Quindi c'è il piacere quello di fare cultura e conoscenza, diciamo. Sì, però forse laggiù mi sentono lo stesso. No, non funziona. No. Va bene, certo. Prego. No, io invece da non tecnico, cioè il tuo amico. Ma cioè, infatti io prima che professore, cioè, ci conosciamo. No, va bene. Un'osservazione la volevo fare, perché sennò alla fine tutta questa mole di dati tecnici. Tutta questa mole di dati che sono interessantissimi e che appunto o non vengono per niente forniti o a volte sono forniti in una maniera talmente confusa da essere difficilmente leggibili, invece sia te che Luca ci mettete nelle condizioni di poterle leggere. Però secondo me alla fine servono appunto a far funzionare la politica, cioè nel senso che da questi dati poi chi governa una comunità deve poi far discendere delle decisioni. E a me infatti mi ha colpito un passaggio di quello che diceva il dottor Mario Pini. Cioè, il dottor Marocchini diceva questo fatto, cioè, e rimbalzava in un certo senso la responsabilità alla politica. Diceva: noi forniamo questi dati anche in campo epidemiologico per dire che se in una realtà che c'è già una situazione critica al limite, borderline, come Falconara, innegabilmente, come i dati appunto dimostrano, e se poi c'è qualcuno che chiede di inserire ulteriori fonti che immettono delle sostanze inquinanti, io come tecnico dico questa è la situazione. E ci fa fare anche un'altra riflessione che, avendo preso un po' più di confidenza con questi dati, mi viene da fare. Cioè, attenzione alla questione del rispetto dei limiti, che su queste materie sono molto ambigue e scivolose, questa questione dei limiti. Perché sennò qui a Falconara, come i dati epidemiologici ci dimostrano, noi rischiamo, anzi non rischiamo, secondo me siamo già nella situazione paradossale per cui questa è una città dove si muore di più per certe malattie, ci si ammala di più per certe malattie a norma di legge.
Cioè, è questo secondo me il paradosso che dobbiamo svelare, perché se noi, ognuno per il suo pezzo, a norma di legge, immette delle schifezze nell'aria che respiriamo, io non so se a voi vi consola, a me non mi consola sapere di prendermi qualcosa e che però le norme di legge sono state rispettate. Quindi su questo è la politica che deve prendere delle decisioni. E qui non solo non sono state prese delle decisioni con il coraggio necessario, ma addirittura sono state disattese decisioni che faticosamente erano state già prese, perché di fronte a situazioni anche tragiche come incidenti che si sono verificati, che tutti ci dimentichiamo abbastanza facilmente perché gli anni passano molto rapidamente, che ci sono stati anche incidenti molto gravi su questo territorio, e forse sull'onda anche di questo delle decisioni erano state prese, e secondo me la più significativa era quella che diceva che questo territorio dichiarato ad alto rischio di crisi ambientale dalla regione, non è che l'ha dichiarato qualcun altro, diceva che questo territorio da quel momento in poi avrebbe dovuto vedere un'azione concomitante che doveva ridurre tutte le fonti che portavano a quella situazione di inquinamento. Quindi questo non solo non è stato fatto, e quindi la politica ha disatteso una decisione che aveva formalmente preso, ma addirittura in modo, io dico, irresponsabile, come abbiamo visto, si è autorizzato e si sta autorizzando un aggravamento di questa situazione, perché l'autorizzazione del 2010 che fa diventare la Buffarini da, lo dico un po' brutalmente, da un'azienda che stappava le piante, un'azienda che invece smaltisce rifiuti speciali, quando appunto le decisioni che la politica stessa aveva preso era quello di alleggerire la pressione ambientale su questo territorio, cerco di usare il termine più educato possibile, è stata un'azione irresponsabile. Come pure la piega che sta prendendo appunto l'autorizzazione integrata ambientale alla raffineria. Cioè, invece di ragionare come si può alleggerire questa pressione, la politica continua a trovare gli strumenti sempre più elaborati e sofisticati per farci star male alla norma di legge, e questo è insopportabile. Seconda cosa che secondo me, tra le tante altre interessanti che sono uscite, questa è una. Quindi la politica deve decidere, e quando decide bene, come statisticamente qualche volta gli succede, raramente ma gli succede, deve avere il coraggio, anche se sono scomode, di rispettare quelle decisioni, e i cittadini devono vigilare perché quelle decisioni positive vengano rispettate. E qui richiama direttamente, sì, stringo subito, scusatemi, l'altro aspetto. Cioè, qui c'è stata un amministratore, no? Nella persona del sindaco, che in questi anni di fronte a queste annotazioni si è sempre rifugiato in un, io lo definisco, patetico atteggiamento di dire: io non c'entro, non ho nessuna competenza, io cosa posso fare, quello che ci porta in 10 anni è 3-4 letterine di sollecitazione che ha mandato ai vari enti, e quindi ritenendo di aver assolto i suoi obblighi. Invece Loris ci ha dimostrato, anche portando un esempio concreto che richiama quello che ha fatto il comune di La Spezia, che se ne dica, e che il sindaco attuale cerchi di nascondersi da 10 anni dietro un dito, il responsabile primo della salute di una comunità e dei cittadini che ci abitano, che ci lavorano, è il sindaco. E quindi il sindaco ha non soltanto il diritto, ma io ritengo anche il dovere di agire nel modo più fermo per fare in modo che appunto questo diritto dovere venga esercitato. E quindi la legge dà questi poteri, se non vengono esercitati non è un fatto casuale, ma è una scelta deliberata di sostenere certi interessi a discapito di altri, che in questo caso sono gli interessi di alcuni soggetti privati a discapito degli interessi di tutti i cittadini che qui ci vivono e ci lavorano. Per un passo volevo dire, per chi non lo sa, da questo intervento sono state citate diversi tipi di autorizzazione, giusto per capire, perché Loris prima l'ha fatta vedere la delibera, però per un'azienda come diciamo il petrolchimico ha spiegato Loris che l'autorizzazione è ministeriale, per l'autorizzazione ad aziende
che non sia petrochimico, in questo caso nostro, ma i nomi delle aziende che sono state fatte, le autorizzazioni sono state concesse dalla provincia, perché la provincia, no, sembra che il formato è di competenza della provincia, per chi non lo sapesse. Quindi quando parlavamo al plurale delle istituzioni, ahimè, ci sono dentro proprio tutte. E io non posso che essere d'accordo, che tanto la politica può anche scegliere, no, su questo non ho dubbi. Io volevo che fosse chiaro, al di là di chi sia, diciamo, la colpa, adesso non è che mi interessa molto in questo momento, tra l'altro mi hanno reso disponibile gratis per partecipare per quello che potevo, mi è stato detto che sarei stato convocato e non sono mai stato convocato. Mi trovi una persona che viene gratis e non è proprio colpa. Però vorrei che fosse chiaro la logica con cui abbiamo agito in questi anni, che è stata, guardate che ha dell'allucinante. Allora ci sono delle evidenze epidemiologiche, fino all'Istituto Nazionale Tumore, 3-4, che ci mettono tutti in allarme. Bene, di chi è la colpa? Non mi interessa. A fronte di questo e cercando dei confronti, guarda che c'è questa problematica, risposta, le medie annue sono tutte nella norma. Allora, c'è qualcosa che non quadra, o queste medie non sono adeguate per garantire la salute, e io vi chiedo un impegno politico a livello nazionale perché si abbassi almeno quella del benzene a 1 microgrammo al metro cubo, perché stiamo dimostrando che se tutto vero ci si ammala sotto quella soglia di 5. Ma vi chiedo, c'è un gruppo di persone che ha avuto un dubbio su quelle medie e è andata a verificare 3 anni e passa di valori orari, c'è gente che ha fatto la notte, c'è gente che ha detto di no alla moglie, che è raro poi, no? Succede, non so cos'è. E scopri che le centraline non vanno, e con quel non vanno hanno dato e fornito agli enti e agli amministratori le medie annue. Tu mi devi dire adesso se non deve saltare la poltrona di qualcuno. In regione, quando abbiamo portato nel 2016 in audizione questi dati, non è che la gente ci ha denunciato che non erano veri, hanno ammesso, sa, e hanno detto non c'erano i soldi. Ma quando l'hai detto che non avevi i soldi per fare il tuo mestiere? Sapete quanto pigliano i dirigenti ARPA? Andatevelo a vedere. Per non fare il proprio mestiere mi dici che non avevi i soldi, adesso che te l'ho detto io? Allora qui la questione è, o stiamo monitorando veramente bene, quei valori sono veri, allora bisogna abbassarli, oppure non stiamo monitorando bene per varie ragioni. E qui bisogna chiederci perché ci ammaliamo, ormai è passato il tempo di continuare a monitorare come stiamo, perché stiamo male, è 20 anni e sempre peggio. La questione è, cosa ci fa star male? Qual è la causa? Se no i politici cosa fanno? Fermano le auto, bloccano il cammino. Ma il problema è, dove è la fonte di inquinanti? Io vi ricordo, e arrivo, che ci sono i metalli pesanti nelle acque dei pozzi, pure a Castelferretti, metalli pesanti nei giardini pubblici, eccetera. Qui c'è la fonte inquinante. Qui nell'aria abbiamo dei grossi dubbi, io come scienziato ho dei dubbi che quei valori siano veri o corrispondenti al vero, sulla base del fatto che le centraline pure non stanno proprio dove dovrebbero stare, perché la centralina sta là e le persone stanno qui, e che c'è anche altro traffico. Allora bisogna trovare la causa, se no qua il problema non lo risolvi. E chiudo, sai quanto ci servirebbero, sapete quanto ci servirebbero, quando sempre a te, sapete quanto ci servirebbero i dati meteorologici per sapere da dove cacchio viene l'aria? Ma voi credete che non siano determinanti? Io mi alzo la mattina e se oggi ho sentito puzza di H2S, di acido solfidico, per quello almeno lo senti fino a un certo punto, ma io so da dove viene l'aria, io so chi è il colpevole, dove va a parare? Il problema è che non sono mai resi disponibili al pubblico. E non è possibile continuare così, no? Volevo far fretta, perché abbiamo la sala autorizzata fino alle 11.45 e poi entro mezzanotte la dobbiamo liberare, quindi la seduta è tolta per motivi. Grazie a tutti, grazie a tutti e grazie per il passaparola che riuscirete a fare sulla base di quello che avete ascoltato.
riuscirete a lasciare. Soprattutto l'opero. Grazie.